riesce a recuperare qualcosa. Intanto voglio andare dal nostro pazzo Flavio Slide. Sì, Flavio. Flavio, ci sei? Che è successo? Allora, eccomi qua, sì, siamo... No, ragazzi, c'è un problema. Mi hanno legato. Che è successo? Spiegaci. Mi hanno legato, è da mercoledì che sto così, è da mercoledì. Allora, mercoledì scorso eravamo qui al club, vi ricordo che siamo al club Napoli, sì. Monte di Procida, e questo è l'applauso. Io qua c'ho il presidente, ragazzi, sono 4 giorni che sto così, sto malissimo. Non t'hanno mandato via. Sentivo prima Manu che diceva squadra vincente. No, perché noi di Canale 21 abbiamo portato bene al Napoli, loro hanno portato bene e quindi noi siamo qui, come diceva Manu prima, squadra che vince non si cambia, quindi io sto qua, non mi posso muovere, devo andare in bagno, sono 4 giorni. Allora. Presidente. Buonasera, se ci confermate dallo studio che loro possono restare qui a guardare il big match con noi, noi lo liberiamo, altrimenti... Liberatelo, ve lo lasciamo. Buonasera a tutti, ve lo a Forza lasciamo. Napoli. Allora, dice Mariano, che saluto lo studio, Mariano, Noemi, tutti quanti, mi potete liberare perché non se ne fottono proprio, mi lasciano qui. Forza Napoli! Grazie Flavio. Devo andare in bagno. Vai in bagno. Ci vediamo dopo. Se stasera vince con tanti gol di scarto il Napoli, Flavio Slay lo lasciamo lì. Ma secondo me lo sequestrano veramente. Cioè lo chiudono dentro e non se ne esce più. Ma vediamo il nostro Flavio Slay. Allora, noi lo prepariamo su Fabio, esatto. Perché noi Fabio intanto, è impossibile. Lo so, il nostro, ma è impossibile. Flavio Slay. Flavio. Eccomi. Allora amici, sono sempre Sly. Allora, io sono Fabio Sky. Allora, prima di tutto saluto il maestro Peppe Iannicelli, per carità. Allora, io sono nel bagno del club Napoli Monte di Procida. Guardate qua, vieni Luigi, vieni qua, guardate qua. L'abbiamo vista. Ecco qua, ecco, hanno tirato lo scarico, venga, ecco qua. Salve. Ci siamo appena liberati. Allora, questo è un modo per scaricare le tensioni. Sì, dobbiamo essere carichi di tanta energia perché ce la possiamo fare. È il momento della svolta, ragazzi. Naturalmente noi vogliamo, insomma, vincere così per entrare in Champions. Abbiamo dall'altro lato una Juve che vuole mantenere il secondo posto. Onestamente, come finisce la partita? Un pronostico, lei che in questo momento si è liberato, lei feci. Flavio! Ecco, che cosa diciamo? Il suo pronostico? 3-0, secco, senza storia. Allora, 3-0. Mi chiedono la linea, Noemi, dimmi. No, ti stavo semplicemente, insomma, non sostenendo in questa cosa dello sì. Scarico delle emozioni. Ah, ecco, non vogliono che si scaricano queste emozioni, insomma, ci sono vari modi, cioè, allora facciamo una cosa, un altro modo per scaricare, faccia le flessioni. Vai, vediamo, ecco, vediamo. Ecco, aspetta, Flavio. Mi metto pure io sopra, ecco, io le faccio pure io, Flavio, forza Napoli! Va bene. Contrario, vieni qua. Vai, forza Napoli, sempre! Vai che se stasera si vince con tanti gol di scarto fai questo. Ogni flessione è un gol del Napoli. Vai. Non si ferma più. Noi ti lasciamo Napoli! così. Lasciamolo così. Ha parlato il presidente Noemi, no? Eh sì, ha parlato. Vai. Andiamo dal nostro Flavio Slay. Flavio, per adesso sta andando molto bene, quindi tu sei destinato a stare lì. Secondo me la rimane. Allora, trova casa a Procida, a Monte. L'atmosfera è il perbeceo. Un'atmosfera molto effervescente. Fantastico. Sentite tutti. Allora, il numero
Vai. Sentite, guarda, le immagini parlano da sole. Io non sento bene, però comunque voglio dirvi una cosa, ecco, il presidente è qua scatenatissimo, un organico del Napoli superiore alla Juve, e sentivo che dicevate, insomma, che la Juve ha schierato il peggior centrocampo di tutti i tempi, un Napoli strepitoso, e non ci piacciono gli attacchi alle caviglie di Kvara. Come ha visto il primo tempo, presidente? Abbiamo dominato in lungo e largo possesso palla per 45 minuti, a parte qualche piccolo contropiede da parte loro, ma comunque un Napoli stupendo, un Napoli trasformato, un Napoli che ci porta indietro di qualche mese. Siamo veramente contenti, che dire, Pagliù, qua non si capisce nulla. E questo... Vabbè, dai. Grazie Flavio, grazie. Ci sentiamo dopo, Flavio. Intanto ci colleghiamo con... Grazie Flavio. Il rigore è solare, non c'è da... Intanto adesso i giocatori della Juve, giustamente, furbamente... Provano a innervosire il adesso tiratore. Questo tempo, allora, questo tempo non c'è. Allora, tu mi facevi la domanda, lasciamo stare, tu mi facevi la domanda del VAR, no? Tu mi facevi la domanda del VAR. Grazie, allora, al VAR, siamo... grazie al VAR. Vabbè, qui non c'è da discutere, però. No, no, invece io discuto, sai perché? Perché io non devo ricorrere al VAR per dare quel rigore. Effettivamente. Perché l'arbitro si deve fare l'arbitro. Aspettate che qua c'è Emanuele Calaiò che bisogna gestire questo momento di ansia. Signori, qua nessuno la guarda. Qui c'è la stagione del Napoli in gioco. Questa palla pesa tantissimo. Vai Osimhen, togli bene Osimhen. Osimhen, togli bene, vai Osimhen. Attenzione, Mariani si prepara a fischiare, fischia Mariani, Osimhen, la rincorsa di Osimhen, il tiro, parata! Ribattuta! Sì, Raspadori, Raspadori! Vediamo se, vediamo se Raspadori non si è entrato prima. Raspadori! Non mi pare che Raspadori sia entrato prima, perché ho il dubbio, ho visto molta gente. Infatti i giocatori della Juve protestano perché ritengono che Raspadori fosse già in area al momento del tiro. E qui bisogna intervenire con il VAR per vedere quando Dov'era Raspadori? No, attenzione, io devo vedere pure i giocatori della Juventus, è gol. È gol. Perché se io ho visto un sacco di gente che è gol. L'ha già detto Peppe, gol. Vediamo un po'. Intanto come secondo rigore sbagliato. Vediamo un attimo che cosa succede. No, comunque parata. Non c'era nessun giocatore. Fulmine, è stato bravissimo. Andiamo da Flavio Fly. Vai Flavio. Bene, datemi la linea. E allora c'è tanta emozione, qua c'è tanta emozione, amici. Io voglio dire una cosa, chi aspetta il tramonto del Napoli non vedrà mai la notte. Forza Napoli! C'è da dire una cosa, ragazzi, però, che Osimhen purtroppo accetta la provocazione. È finita, mamma mia, ragazzi. Fortunatamente vince il Napoli 2-1 questa partita, accontentando i pronostici di Antonio. No, io no, 3-1. Manuele. Io ho detto 2-0. 2-0, siamo vicini, però. Avevo detto 3-2 al 95esimo, diciamo che il gol è avvenuto nella fase finale della partita. Quindi. Però Calaiò l'ha preso proprio. L'importante che abbiamo vinto. Allora salutiamo Flavio Slai. Flavio, a sto punto tu sarai sempre lì. Iannone inchiodato a quella sedia, sì, ragazzi, c'è tanta emozione. Siamo giuntoli ad una conclusione. C'è poco da stare allegri. Forza Napoli! Ciao Flavio! Da Flavio Slai, lì allo studio. Ciao Flavio, grazie mille. Flavio. Grazie a presidente. Giro veloce. Ritorniamo un attimo da Slai. Che non molla Slai. Eccomi qua, voglio il presidente, ci hanno fatto le tessere,
La testa di Canale 21 è di Flavio Sly, presidente. Ragazzi, ve lo meritate perché veramente avete dato la svolta al nostro club e al grande Napoli, eh. Quindi diciamo. Grazie mille, ringrazio il presidente. Ciao, grazie mille. Benissimo, Flavio Sly Santo a Monte di Procida. Manu.